Dei meravigliosi effetti del vero amore. Mi ha messo questo titolo così. Mi sono andato a ripassare alcune parti che avevo studiato sugli insegnamenti di Srila Prabhupada, in particolare sono due parti molto interessanti nell'introduzione del nettare della devozione, la scienza completa del Bhakti Yoga, dove Prabhupada va molto in profondità sul concetto dell'amore, del vero amore, e poi anche sono dei passaggi interessanti nello Srimad Bhagavatam, primo canto, nelle preghiere della regina Kunti. Quindi Prabhupada parte dicendo che tutti hanno la propensione ad amare, anche gli animali, vediamo, no? Come sono affettuosi qui, delle volte mi stupisco come questi gattini che abbiamo, che fanno la cura, tengono lontani i topi da Prabhupada Desh, no? Come ricercano l'affetto, no? Cercano l'amore, come fanno le persone a dire che gli animali non hanno l'anima, come fanno a pensare, ma comunque anche negli animali, in tutti gli esseri viventi, c'è la tendenza, la propensione ad amare. Nessuno può vivere senza amare qualcun altro, dice Prabhupada. Non si può vivere senza amare qualcun altro. Infatti, di solito, guardiamo i tristi casi di suicidio, per esempio, generalmente quello è il problema. Le persone non si sentono amate, non si sentono. Sì, non sentono. Di essere amate, comprese. Questo è il bisogno essenziale, il bisogno principale, il vero bisogno della vita, no? Quindi nessuno può vivere senza amare qualcun altro. Per tutti l'amore è l'eterno tema centrale di ogni esistenza. Questo diceva Bhaktivedanta Swami, l'amore è l'eterno tema centrale di ogni esistenza. Alla fine il vero bisogno è quello. Quando hai soddisfatto i bisogni fisici primari, mangiare, avere un mantenimento, un posto dove vivere, poi che fai? Cosa resta? Qual è la cosa importante? Ma spesso l'amore è frainteso, questo termine amore, no? Io ti do se tu mi dai io ti do, c'è il calcolo. Vero amore, dice Prabhupada, è senza aspettative, altrimenti è una transazione commerciale. Io ti do se tu mi dai, è così come quando vai al negozio. Bene, io ti do un prodotto e tu mi dai i soldi. Non c'è uno scambio, una transazione commerciale. Ti do se, ma il vero amore non è senza aspettative, altrimenti è uno scambio materiale. Poi la gente li colora, gli danno, no? Danno i termini molto. Parlano di amore, ma alla fine, generalmente, a livello nella coscienza, la persona nella coscienza materiale agisce, relaziona con gli altri sempre con qualche forma, sempre inesorabilmente, obbligatoriamente con qualche forma di aspettativa. Non è una cosa così da poco imparare il vero amore, è un lavoro molto profondo da fare. E Prabhupada dice anche il cosiddetto affetto per la famiglia, la società, il paese, eccetera, sebbene sia naturale, in definitiva non è altro che gratificazione dei sensi, in differenti fasi, differenti livelli, differenti forme alla fine è sempre la ricerca della propria piacere personale, e quindi non possiamo definirlo come vero amore, come vero affetto. Nella Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami, l'autore del testo, dice che ci dà un'indicazione per vedere quale può essere il vero amore. Lui dice che l'amore e la lussuria, la gopidigia sono molto differenti. Il vero amore dall'invece il desiderio del piacere personale sono molto diversi.
L'amore è quando è dare piacere all'amato, all'altra persona. La cupidigia, la lussuria è cercare il proprio piacere nelle relazioni con gli altri. E la differenza, dice, sono come l'oro e il ferro, sono molto diverse le due cose, come l'oro e il ferro. E poi dice che il vero amore, cioè un modo per capire il vero amore, è che anche se ci sono molte ragioni per la separazione non avviene. Cioè, anche se ci sono molte ragioni, quindi dice, ma tu hai un caratteraccio, io non ti capisco, sono differenze tra le persone, sono delle ragioni, possono esserci delle ragioni. Come mai? Alle volte le persone si sono stupite, questo positivamente, dice, ma hanno caratteri così diversi eppure stanno ancora insieme. Hanno anche interessi diversi. Certo, poi si intende se stanno davvero insieme, non che si tollerano, ma se vogliono, si lavorano sopra. Cioè, se c'è, in altre parole, se c'è vero amore, anche se ci sono delle ragioni per la separazione, anche se sarebbero delle motivazioni anche valide, la separazione non avviene. Poiché la separazione non avviene, quella è la prova che c'è del vero amore. Dice Krishnadas Kaviraj Goswami. Perché appunto il vero amore è senza aspettativa, quindi anche se hai delle motivazioni, però lo stesso continui. No? Mantieni una relazione vuol dire che ci sono dei sentimenti puri dietro questo, e poi si costruisce, perché non è che uno dice alla fine i bisogni essenziali sono gli stessi. Se andiamo in profondità, alla fine ci possiamo ritrovare tutti. Dice, ma uno c'è un carattere molto diverso dall'altro, non fa niente. Anche nel mondo spirituale, dove tutti vanno d'amore e d'accordo, c'è una grande differenza, le persone hanno caratteri molto diversi, ma sono tutti uniti perché hanno un obiettivo comune, comunque ci arriviamo dopo. Quindi, ma come, la Prabhupada fa una domanda, ma come riporre il nostro amore in modo che tutti possano diventare felici? Tutti amano il paese, la famiglia, se stessi, ma come fare tutti felici? Dice Prabhupada, no? Tutti l'amore è l'amore, però poi alla fine c'è un caos. Cioè, parliamo di amore, tutti vogliamo l'amore, però poi il mondo è pieno di conflitti, un mondo molto conflittuale, non è mai stato così conflittuale il mondo come oggi. Quindi dice, parliamo di amore, vogliamo pace, armonia, amore, poi alla fine come mai non riusciamo? Come mai non riusciamo a avere il vero risultato? Come mai? Quella è la domanda. E Prabhupada dice semplicemente due parole che possono risolvere davvero tutto. Dice Prabhupada, dice, l'anello mancante è Krishna, Dio. E spiega, no? Spiega. Il bambino all'inizio ama i genitori, i fratelli, le sorelle, la famiglia, la società. All'inizio parte i genitori, il bambino, mamma, papà, poi dopo vede che anche fratelli, sorelle, scopre che anche una famiglia, c'è anche gli zii, c'è anche i cugini, poi scopre la società, scopre di essere parte di una società, c'è una comunità, c'è un paese, una nazione. Ma anche se amasse tutta la società umana, la propensione ad amare non potrà essere appagata perfettamente se non trova il supremo amato. Prabhupada, anche se espandesse la sua capacità di dare affetto, molto difficile anche quello, perché poi le delusioni sono tante, se tutti ragionano, tutti vogliono prendere, poi non si riesce a creare l'armonia. Comunque, diciamo, ma la tendenza, se una persona vuole espandere il suo affetto verso famiglia, la comunità, eccetera, poi alla fine, dice, comunque, se non potrà essere appagata questa sua propensione ad amare pienamente, se non trova, non appagata perfettamente, dice Prabhupada, ma anche pienamente, se non trova il supremo amato. Il nostro amore potrà essere pienamente soddisfatto solo quando è riposto in Krishna, in Dio. Il piacere materiale, appunto dice Prabhupada, questo è l'anello mancante, se non mettiamo questo
alla fine non riusciamo ad arrivare al vero risultato, no? Manca l'anello che può collegare tutte le diversità, riarmonizzare tutte le differenze. Questo è l'anello che può fare questo. Questo è il governante perfetto che può tenere tutti soddisfatti in armonia. Quello è Krishna. Non ci sono governanti mondani che possono fare questo lavoro, e lo vediamo. Quante opposizioni ci sono tra i politici, quante tensioni. Ma Krishna, che è supremo in tutto, è anche il governante supremo, lui può farlo se ci colleghiamo con lui. Quindi l'esperienza dell'amore divino è molto più intensa di qualsiasi piacere materiale, molto piacere, il piacere sessuale è più grande a livello materiale, ma è comunque debole confronto al piacere che una persona che è veramente nella coscienza divina prova, è molto più elevato. E tutti cerchiamo appunto la soddisfazione, il vero amore, ma bisogna appunto collegarci con la fonte vera dell'amore. E il metodo, dice Prabhupada, il metodo per risvegliare, dice, l'anello mancante è Krishna, è il metodo per risvegliare quell'amore. Dice, ah, ma interessante, l'anello, cioè, allora è quello il punto, e come si fa? E Prabhupada dice, se te lo spiego, come si fa? Dice, il metodo per risvegliarlo è il Bhakti Yoga. Dice Prabhupada, il metodo è il Bhakti Yoga, servizio devozionale a Dio. C'è un metodo studiato, vai di Sadhana Bhakti, cioè una pratica. Sono delle pratiche adatte per coloro che sono dimenticati come amare davvero, quelli che non sono capaci di amare in modo incondizionato. Dice, bene, c'è il metodo Bhakti Yoga. E Prabhupada appunto nell'introduzione lettera devozione, e poi dopo tutto il libro espande questo concetto di come imparare ad amare tutti amando Krishna. Anche Prabhupada poi lo dice. Quindi il metodo per svegliare questo amore vero è il Bhakti Yoga. Sviluppando la scienza del Bhakti Yoga si sviluppa la capacità di amare ciascuno perfettamente attraverso, Prabhupada, bellissime parole semplici ma molto piene di significato, dice Prabhupada. Dice, sviluppando la scienza del Bhakti Yoga si sviluppa la capacità di amare ciascuno perfettamente attraverso il facile metodo di amare Krishna. Il facile metodo di amare Krishna, facile perché è naturale, noi siamo già frammenti del Supremo, di Dio. Se noi impariamo a amare Krishna, riusciamo ad amare anche tutti gli altri, non viceversa. Così è il metodo che funziona. E aggiunge, non siamo riusciti a creare pace e armonia nel mondo. Non siamo riusciti a creare pace ed armonia nel mondo. Perché? Perché non conosciamo il metodo giusto. Stesso punto, non conosciamo il metodo giusto, per quello non ce l'abbiamo fatta. E Prabhupada dice, vediamo, ci sono le Nazioni Unite, sono tante organizzazioni che lavorano per la pace del mondo, ma non stanno funzionando, non danno risultato. Vediamo in pratica cosa hanno fatto. I conflitti sono aumentati, le guerre, le frammentazioni. Vogliamo creare l'unione, anche l'Europa unita, ma quanto è unita? Vediamo quante tensioni ci sono anche nell'Europa. Manca il punto centrale, manca l'anello, appunto il collegamento vero. Quindi dice Prabhupada, non siamo riusciti a creare pace e armonia nel mondo perché non conosciamo il metodo giusto. Ed è proprio per questo che, sebbene oggi la società sia molto avanzata nei comfort materiali, no? Oggi abbiamo tante comodità materiali, le persone non sono felici. Paradossalmente nei paesi più ricchi le persone sono più infelici. Perché? Perché sono più suicidi, più uso di droga, più alcolismo, malattie mentali, sono proprio più marcate, più estese proprio nei paesi più ricchi, dove ci sono più comfort materiali. Capito? Quindi vuol dire che non,
non sono i comfort materiali che ti danno la pace, che ti danno la felicità o l'amore, o soddisfano i veri bisogni. Cioè, è una prova pratica. Invece vediamo, questa è una cosa che possiamo vedere, ci sono tanti studi, che le persone più impegnate invece in pratiche spirituali, che mettono priorità nel loro progresso spirituale, quindi nello sviluppare l'amore divino, sono molto, enormemente, molto, molto meno soggette a queste dipendenze o comportamenti, droga, alcol, malattie mentali, suicidi, molto, sono molto più protetti. Quindi il metodo, Prabhupada dice, il metodo è semplice, ma va compreso con cool head, in inglese vuol dire, sì, letteralmente con la testa fresca, no? Con mente fredda, si può dire in italiano, sì? No? Mente fredda. Attentamente, sobriamente, con sobrietà. Dice, il metodo è semplice, ma va compreso con sobrietà, con attenzione. Due punti, allora, il mantra, diciamo, il sutra, l'insegnamento da cercare da tenere a mente, no? Il, come dire, l'insegnamento essenziale, in poche parole, è il seguente. Amando Krishna diventa molto facile amare immediatamente e simultaneamente ogni essere vivente. Bellissime parole di Prabhupada. Quindi amando Krishna diventa molto facile amare immediatamente e simultaneamente ogni essere vivente. E poi fa l'esempio, c'è l'esempio come mettere l'acqua alle radici, se mettiamo l'acqua alle radici, tutti gli aspetti dell'albero, il tronco, i rami, foglie, tutto si sviluppa. Se metti l'acqua su altre parti e non le metti alla radice, l'albero non vivrà, non si svilupperà bene, almeno non si sviluppa bene. Certo, poi va giù, cade l'acqua, se va alle radici funziona. Quindi allo stesso modo la radice nostra, la nostra radice è una radice divina. Se non ci colleghiamo, se non conosciamo il metodo giusto, le nostre capacità di amare non funzionano mai, non riusciamo a trovare soddisfazione nelle relazioni, non troviamo l'amore negli altri, gli altri non lo trovano in noi, perché non conosciamo il metodo. Quindi amare Krishna, amando Krishna diventa molto facile immediatamente e simultaneamente amare ogni essere vivente. E vi leggo un passaggio interessante che mi è piaciuto molto, come ho citato prima, dallo Srimad Bhagavatam. Quello che ho letto adesso, troviamo molti di quei punti che ho detto, vengono dall'introduzione della natura devozione. Invece nel primo canto dello Srimad Bhagavatam, Kuntidevi a un certo punto prega Krishna di liberarla dagli affetti familiari. Gli affetti familiari sono potenti, sono i condizionamenti più forti. Gli attaccamenti familiari, che l'affetto, è quello che Prabhupada spiega bene, l'affetto non si può togliere, vediamo. Prabhupada spiega nel primo canto, capitolo ottavo, la preghiera della regina Kunti. Nella spiegazione del verso 42 Prabhupada dice: l'uomo raggiunge la perfezione del puro servizio di devozione, Bhakti Yoga, quando tutta la sua attenzione è rivolta al trascendentale servizio d'amore al Signore. Quando si parla di troncare ogni altro legame affettivo, perché Kuntidevi dice no, tagliami, no, liberami da questi attaccamenti materiali, però Prabhupada precisa bene, anche lei, quando si parla di troncare ogni altro legame affettivo non si intende una negazione totale dei sentimenti nobili dell'uomo, cosa d'altronde impossibile. Quindi i sentimenti nobili dell'uomo ci sono, non si possono togliere. Però quando si parla, no, gli esempi acciari, dei maestri, dice, di troncare il legame affettivo, Prabhupada continua, spiega bene, no?
Ogni essere deve necessariamente nutrire dell'affetto, deve necessariamente nutrire dell'affetto per gli altri esseri, perché questo è un sintomo di vita. Sintomo di vita, l'affetto è normale, cioè come il desiderio, la collera, l'attrazione per gli altri, così anche l'affetto non può essere annientato. Si deve solo modificare l'oggetto di questi sentimenti. Quindi non si tratta di negare i sentimenti, l'affetto, ma di modificare l'oggetto di questi sentimenti. Il desiderio, per esempio, non può scomparire, ma all'interno del servizio di devozione, il desiderio, all'interno del servizio al divino, del Bhakti Yoga, il desiderio si stacca dal piacere, si stacca dal piacere dei sensi per volgersi verso il servizio al Signore. Sono, è diverso. Il desiderio è quello di servire il Signore, non di quello di gratificare i propri sensi. L'affetto per la famiglia, la società e la nazione sono altrettante manifestazioni a livelli differenti del piacere dei sensi. Quindi, anche se sembra molto disinteressato, alla fine l'affetto è sempre legato. Uno dice: io tengo affetto, amicizia con un certo gruppo di gruppi di persone, per alla fine per aumentare il mio godimento. Il concetto è già in partenza sbagliato. Qui dice: l'affetto per la famiglia, la società e la nazione sono altrettanti manifestazioni a livelli differenti del piacere dei sensi, ma quando questo sentimento si trasforma in desiderio per soddisfare il Signore, diventa servizio di devozione. E quello è il metodo. Diventa, se si stacca da quel concetto malato di usare gli altri per cercare relazioni con gli altri per il mio piacere personale, e invece direzioniamo il nostro desiderio nel soddisfare la persona suprema, il Signore, allora quello diventa Bhakti Yoga, servizio devozionale, ci libera. E lì ci liberiamo. Poi più avanti nella spiegazione, ancora Prabhupada approfondisce bellissimi insegnamenti. L'affetto della regina Kunti per i Pandava e per i Vrishni non esce fuori dal quadro del servizio di devozione, perché lei dice: io ho affetto per i miei familiari, ma liberami dall'affetto, gli dice, sta pregando Krishna, però non farmi essere così attaccata. Prabhupada precisa meglio. Dice: ma lei, certo, questa è una santa regina, una santa donna, dice. Quindi l'affetto della regina per i Pandava e i Vrishni non esce fuori dal quadro del servizio di devozione, perché servire i devoti del Signore è come servire il Signore in persona, perché lei, i suoi familiari sono devoti, quindi non è che è veramente preoccupante il fatto che... Però lei vuole, sta pregando per come dire, è facile farci trasportare dalla natura condizionata umana, allora proteggimi, no? da non fraintendere le cose. È molto sottile la differenza. Ma qui dice: servire i devoti del Signore è come servire il Signore in persona nel servizio di devozione. Anzi, talvolta servire i devoti ha più valore che servire direttamente il Signore. Servire i devoti ha più valore, più effetto. Servire i devoti fa molto contento Dio. Però, in questo caso, però, l'affetto di Kunti Devi per i Pandava e i Vrishni è motivato per lo più dal legame familiare. E lei sta dicendo, capito, sì, loro sono devoti, io li servo, va bene, ma il problema è che io tendo ad avere una preferenza, un attaccamento familiare, di pelle, usa questo termine. Nell'ambito, continua Prabhupada, nell'ambito delle relazioni materiali, tale affetto, effetti familiari, si fonda su Maya, l'illusione, perché i sentimenti basati sul corpo e sulla mente sono dovuti all'influenza dell'energia esterna. Invece le vere relazioni sono quelle scambiate sul piano dell'anima e basate sul rapporto che unisce ogni essere individuale all'anima suprema. Questo aspetto finale, che adesso ancora c'è qualche parola molto importante, Prabhupada, è un aspetto molto difficile, ho visto, da capire. No, più che altro, forse già difficile da capire intellettualmente. Io sono
vari anni che ci sto lavorando già personalmente, è già difficile capirlo bene filosoficamente, diciamo, no? Intellettualmente, applicarlo ancora di più, applicarlo veramente ancora di più. Quindi devi, che bisogno ha di pregare Krishna, è una grande devota, una famiglia di devoti, tutto a posto, eppure sta anche pregando Krishna di liberarla da certi attaccamenti, perché sono legami sottili che ci tengono ancorati da tempo immemorabile a questa esistenza materiale. Quindi non sono così facilmente individuabili e, che dire, superabili, superarli, non è che sia una cosa così facile. Per quello è importante, amici Prabhupada, vanno capiti con molta attenzione, con molta sobrietà. Allora, quindi, nell'ambito delle relazioni materiali, l'affetto familiare si fonda su Maya, l'illusione, perché i sentimenti basati sul corpo e sulla mente sono dovuti all'influenza dell'energia esterna. Invece le vere relazioni sono quelle scambiate sul piano dell'anima e basate sul rapporto che unisce ogni essere individuale all'anima suprema. Quindi ci sono scambi tra le persone, ma sono basate sul piano dell'anima, sul piano dell'anima, e basate sul rapporto che unisce ogni essere individuale all'anima suprema. Va bene, finiamo le parole di Prabhupada. Quando Kuntidevi desidera troncare il nodo delle relazioni familiari, allude alle relazioni che uniscono i corpi, è diverso. Lei dice, perché sono devoti, tutto bene, però io ho una tendenza a, capito, la mia famiglia, dare una preferenza particolare, soffro di più se sono i miei che soffrono, i miei familiari, che non altri, ma... No? Se faccio le preferenze, capito? Sono legata ancora ai legami di pelle, di corpi. Quindi quando Kuntidevi desidera troncare il nodo delle relazioni familiari, allude alle relazioni che uniscono i corpi, quindi non staccarsi dalla famiglia, ma staccarsi dall'illusione, dall'attaccamento materiale alla famiglia. Queste relazioni causano, Prabhupada continua, queste relazioni causano la schiavitù alla materia, mentre le relazioni basate sull'anima portano alla liberazione. Perché le relazioni tra anima e anima si stabiliscono, a partire dal legame che unisce ogni individuo all'anima suprema. Come ha detto Prabhupada, vogliamo amare gli altri, dobbiamo prima amare Krishna. Quindi le relazioni d'affetto tra un'anima e l'altra portano alla liberazione. Perché partono dal legame che ci unisce all'anima suprema. E fa un esempio bellissimo, in inglese più figurativo, io però ve lo dico intanto, diciamo in italiano. Dice, se per esempio, proprio con la spiegazione con questa bellissima parole, se per esempio scrutiamo con i nostri occhi le tenebre, non potremo veramente vedere ciò che ci circonda. In inglese dice, vedere nel buio è come non vedere. Va bene, stessa cosa, è un po' più poetico l'italiano. Se noi scrutiamo con i nostri occhi le tenebre, non potremo vedere ciò che ci circonda. No? Vedere nel buio è come non vedere. Se ci sono le tenebre, anche se guardi con molta attenzione, non vedi niente, se sei proprio al buio. Ma sotto la luce del sole vedremo il sole insieme con tutto ciò che nascondevano le tenebre. Si capisce? Bellissimo. Dice, vedere il buio è come non vedere. E questo si intende a tutte le persone che sono mosse da sentimenti materiali, affetti familiari, attaccamenti familiari, materiali. Se è il buio dell'ignoranza, non conosci la relazione con l'anima suprema, manca il sole, cioè relazioni con gli altri, fai tante cose, ma alla fine non vedi niente, non c'è il vero amore, non c'è l'effetto, non vedi le cose e quindi non hai il risultato che ti aspetti. Quello, no? Non c'è il vero risultato. Invece dice, se vedremo il sole, quindi se ci ricolleghiamo con Dio, se risvegliamo la nostra relazione d'amore con Krishna, allora se invece vedremo il sole, insieme
ma sotto la luce del sole vedremo il sole insieme con tutto ciò che nascondevano le tenebre. Quindi quando la persona si risveglia spiritualmente, si ricollega con Dio, vede Dio, no? Sente la presenza di Dio e simultaneamente vede anche tutto il resto. Tutto il resto comincia a vederlo bene, infatti è un'esperienza pratica. Le persone quando si risvegliano spiritualmente, ce lo dicono, un'esperienza pratica, le persone quando cominciano a approfondire, a risvegliare la loro relazione, a ritrovare la loro relazione d'amore con Dio, incominciano, si rilassano e cominciano a relazionare con gli altri in modo più amorevole, più empatico, senza più, si comincia a mettere da parte le aspettative materiali e si comincia a capire cosa vuol dire veramente l'amore. Prabhupada ha detto anche, dice, il maestro spirituale, scritto nella Prabhupada dell'Amrita, il maestro spirituale insegna l'amore, alla fine. L'amore per Dio e l'amore include tutto, l'amore per Dio include l'amore per tutti gli esseri viventi. Il maestro spirituale fa quello, alla fine. I grandi maestri, gli acharya, ci aiutano a capire cosa vuol dire amare veramente. Queste parole sono bellissime. Quindi, se per esempio scrutiamo con i nostri occhi le tenebre, non potremo veramente vedere ciò che ci circonda, ma sotto la luce del sole vedremo il sole insieme con tutto ciò che nascondevano le tenebre. Questa è la via del servizio di devozione. Questo è il Bhakti Yoga. Bene, questo è lo Srimad Bhagavatam, primo canto, capitolo 8, verso 42, spiegazione. Quindi e Prabhupada nel verso precedente dice un punto importante, dice: quando una persona impara il vero amore, espande il suo campo di attività dalla sua famiglia, dal suo gruppo, a tutti gli esseri viventi. Cioè, amare, se parliamo vita spirituale, non vuol dire limitare i nostri sentimenti, no? Ridurre, distaccarci dal mondo, scappare dalle relazioni, piuttosto il contrario, è espandere il nostro campo di attività. Anzi, se una persona avanzando spiritualmente ottiene la capacità di amare simultaneamente, armonicamente, più persone. Invece la coscienza materiale è tutto molto esclusivo, solo io, c'è un solo io, tu, no? Capito? Tutto molto subito ci sono gelosie, contrasti, invidie. Avanzando con l'avanzamento spirituale, l'amore si espande, proprio dice, espande il campo di attività dalla famiglia a tutti gli esseri viventi. Altrimenti, dice Prabhupada, altrimenti una persona, se non impara a amare, se non impara questo amore divino universale, se non impara ad amare veramente, non può essere, Prabhupada dice, non può essere guida spirituale, leader pubblico, dice anche un leader pubblico politico, o anche devoto del Signore. Se uno dice voglio essere devoto, è devoto, allora bisogna imparare, bisogna pian piano imparare ad amare senza aspettativa, ad amare tutti gli esseri viventi senza aspettativa e senza tutte queste discriminazioni, i miei familiari, il mio gruppo, ma espandere questa capacità. E questo è perché Krishna è così, Krishna, Dio è così, ama tutti gli esseri viventi con tutte le loro differenze, tutti i difetti che abbiamo, lui cerca sempre di fare in tutti i modi per aiutare tutti. Quindi avvicinandoci a lui gradualmente sviluppiamo questa stessa capacità, sempre di più questa capacità di poter fare del bene a espandiamo il nostro campo d'azione, riusciamo a aiutare sempre più persone. Ok, ringrazio, pochi punti ma sono veramente molto belli, molto importanti. Se qualcuno ha qualche commento o domanda. Sì, c'è Stefano Bendandi che dice: se l'anello mancante è Krishna, allora è corretto affermare che non possiamo dare vero amore se non siamo connessi e quindi coscienti di Krishna? Perfetto, grazie. Esattamente. Vedere al buio è come non vedere. Esatto. Non ce la facciamo. Se una persona non è connesso, non è cosciente di Dio, cosciente di Krishna, non ce la fa ad amare veramente.
Grazie. C'è Laura che dice: secondo me si può provare felicità nell'amare il creatore, il creato e le creature. E se si prova un senso di gratitudine verso tutto questo, senza pretendere di essere ricambiati materialmente, questo è vero amore. Grazie. Grazie, bello. Sempre Stefano fa ancora una domanda. Per amare Krishna non è necessario conoscerlo? Come possiamo amare ciò che non conosciamo e ciò che è occulto a noi? Esatto, grazie. Infatti non si può amare Krishna senza conoscerlo. Così. Per quello il processo del Bhakti Yoga dice: qual è il metodo per conoscere? Dice, il metodo dice: l'amore è il bisogno essenziale, dice Prabhupada, quello è il metodo, quello è la cosa necessaria. Bisogna trovare l'anello mancante, la relazione con Dio, ma detto, tutti vogliono la pace, l'armonia, dice pace e amore, però poi non riusciamo a metterlo in pratica. Allora Prabhupada dice: noi, metto Prabhupada, vi diamo il metodo. Il metodo è quello, il metodo è Bhakti Yoga, è l'anello mancante, cioè il metodo che per arrivare appunto a ricollegarsi. E Bhakti Yoga è proprio quello, praticamente Bhakti Yoga, cosa succede? La pratica del Bhakti Yoga comincia con l'ascolto, Shravana, dice l'avanzamento spirituale comincia ascoltando di Krishna, possiamo dire così, ascoltando le descrizioni di Krishna, il suo nome, le sue attività, le sue qualità, i suoi comportamenti, ascoltando tutti i diversi aspetti di Krishna dalle anime realizzate, che conoscono Krishna, che hanno risvegliato questo amore. Ascoltando da loro, che conoscono Krishna, anche noi conosciamo Krishna, ma infatti anche noi, così funzionano, no, anche le amicizie nel mondo. Uno ci parla di un'altra persona: guarda, questa persona è molto interessante, ha queste qualità, fa queste cose. Ah, interessante, fammela conoscere. No, parlami di più, fammela conoscere. Così, allo stesso modo, le anime realizzate che conoscono Krishna ci parlano di Krishna, delle sue qualità, e noi, ascoltando le descrizioni di Krishna, sviluppiamo affetto per Krishna. Come era successo a Rukmini? Rukmini era la regina, e suo padre ormai era in età da marito, suo padre voleva sposarla, e Rukmini, però Rukmini era una persona di grande, una grande devota, e non era interessata a nessun marito mondano, materiale, però non era interessata a sposarsi con nessuno. Però quando sentì parlare di Krishna da Narada Muni, che parlò del grande devoto di Krishna, ha cominciato a descrivere le qualità di Krishna, il suo aspetto, le sue attività, le sue qualità straordinarie, no? Bellissime, cioè tutto quello che parlava Krishna, ascoltando solo di Narada Muni che descriveva Krishna, Rukmini, senza averlo mai incontrato, sviluppò un grande desiderio, un affetto, un'attrazione per Krishna, e diceva: no, voglio sposare solo lui, o lui o nessun altro. E Krishna, come anima suprema, sapeva bene questo, quindi infatti poi la rapì, perché c'erano situazioni di palazzo che non poteva, c'era l'unico modo, ma nel tempo vedico esisteva, se un guerriero era più forte di un altro poteva vincere una regina, diciamo. E Krishna infatti poi la sposò, lo ottenne come marito. Ma la cosa interessante è che lei sviluppò amore per Krishna senza averlo mai incontrato, solo sentendo parlare di lui. E questo è il metodo di Bhakti Yoga, perché Dio per adesso, con i nostri sensi condizionati, ottusi, no? Shri Krishna Namadhi Nabhavete Graya Mindrei, i nostri sensi sono ottusi, non ci permettono di riconoscere o incontrare subito Krishna faccia a faccia. Tuttavia, anche in questa posizione condizionata, possiamo risvegliare l'amore per lui semplicemente ascoltando la descrizione delle sue attività, delle sue qualità, dalle anime realizzate, dalle scritture, dalle anime realizzate. In quel modo il nostro amore si risveglia.
E man mano che noi conosciamo di più Krishna, le sue qualità straordinarie, il nostro affetto cresce sempre di più, che era già, è già latente nel cuore, già latente nel cuore, ma dobbiamo soddisfare anche il nostro aspetto logico, la nostra parte logico-razionale deve essere soddisfatta. Quindi nel cuore c'è, ma è coperta questa relazione, diciamo, no? Abbiamo dimenticato questa relazione d'amore con Dio, ma sentendo parlare di Lui lo ritroviamo, ci rendiamo conto che è sempre stato lì e gradualmente sviluppiamo sempre più attrazione, interesse, lo conosciamo sempre di più. Perché è vero, come hai detto, che senza conoscere non puoi amare, senza conoscere una persona non puoi amarla, ma ascoltando di Lui, ascoltando, servendolo, impegnando il suo servizio, vedendo che Lui è reciproca, man mano si manifesta la sua presenza, allora gradualmente il nostro amore cresce sempre di più. E insieme alla crescita dell'amore divino cresce anche la capacità di amare gli altri. Grazie. Una domanda da parte di Renata. Posso dire che fare servizio a Krishna e ai devoti del Signore si impara ad amare tutti? Grazie, Hari. Bello, sì. Sicuramente sì. Sì, perché poi l'amore è servizio, effettivamente. Il vero amore disinteressato vuol dire servizio, servizio senza aspettative. Se noi serviamo le persone giuste che hanno amore, anche, otteniamo anche noi questo risultato. Senza sforzi separati, è cosa mistica, è mistica la cosa. Perché non è che uno deve fare cose, no, chissà quali sacrifici, austerità, chissà quali particolari pratiche esoteriche. No, bisogna fare le cose giuste. Con la pratica adeguata, dice Krishna, la pratica adeguata, il distacco, se una persona evita i comportamenti sbagliati, sfavorevoli all'avanzamento spirituale, segue una pratica autentica, quindi anche Prabhupada, abbiamo appena letto, diceva a Kunti Devi, alle volte, spesso servire i devoti è più efficace che servire Dio, ha detto Prabhupada, se avete ascoltato. Servire i devoti è ancora più benefico che servire Dio stesso. Quindi servendo i devoti, le persone che stanno cercando di servire Dio, servendo la divinità, così noi riceviamo la capacità di, si risveglia l'amore divino, è una cosa profonda perché è già latente in noi. Quindi si tratta di purificare la coscienza, no? La coscienza si purifica e il prema Nitya Siddha Bhavasya, il Bhava, l'emozione divina è già nel cuore di ogni essere. Infatti dice Chaitanya Charitamrita, Shravanadi Shuddha Chitta Karayodai. Bellissimo quel verso, dice Nitya Siddha Krishna Prema, Sadhya Kabunai, Shravanadi Shuddha Chitta Karayodai. Nitya Siddha Krishna Prema significa che è dentro nel cuore Nitya, in tutti Siddha, gli esseri viventi, Nitya Siddha, Krishna Prema, c'è l'amore per Dio, è già dentro tutti gli esseri. Shravanadi Shuddha Chitta, ascoltando di Lui, appunto ho detto prima, seguiamo il metodo, ascoltiamo di Lui, il suo nome, le sue attività, Shuddha Chitta, il cuore, la coscienza, la mente si purifica, e questo prema che era già latente torna fuori. Quindi è solo una questione di purificare la coscienza, è tutto del tutto naturale. Come il bambino dice che impara a camminare, no? Aveva la tendenza a camminare, all'inizio va a carponi, ma se poi basta che si allena un po', no? Lo teniamo su con la mano, i genitori lo prendono per mano, lo tengono un po' in piedi, pian piano, poi cade, ma poi pian piano impara a camminare il bambino, giusto? Allo stesso modo i devoti del Signore che hanno già imparato a camminare ci danno la mano e dice vieni, cammina anche tu, no? Impara anche tu. È già latente, c'è già latente la tendenza a camminare, quindi ad amare veramente, il vero amore c'è già nel cuore, ma adesso è ancora, capito, è dimenticato, è stato coperto dall'esperienza, la nostra esperienza materiale, quindi adesso insieme ai devoti piano piano, seguendo il metodo giusto, ritorna fuori.
è solo una questione di purificare la coscienza, perché quello è quello che cerchiamo. Noi stiamo già cercando, tutti cercano Dio, cercano Krishna. Molti non lo sanno neanche, ma non fa niente, hanno lo stesso bisogno di, cercano l'amore, perché Dio, Krishna è amore. Amare Krishna, cioè conoscere Krishna vuol dire imparare a amare. E... c'è qualcos'altro ancora? C'è Sacinandana che dice: Hare Krishna, e prende un della Bhagavad Gita, capitolo 10, shloka 12. Arjuna disse: Tu sei Dio, la persona suprema, la suprema dimora, il più puro, la verità assoluta. Tu sei la persona originale, eterna e trascendentale, il non nato e il più grande. Mi sembra di capire che Krishna è il mezzo e il fine. Se così, potresti sviluppare questo tema e come si può spiegare agli altri? Grazie. Sacinandana in questi giorni è molto attivo, grazie. Tira fuori sempre bei versi, insegnamenti. Cioè, il punto dice come il concetto di Krishna in mezzo e il fine, eh? E come spiegarlo agli altri. C'è Bhaktivinoda Thakur che dice il santo nome non è diverso da Krishna, dice lo stesso concetto, dice il santo nome è il mezzo e il fine. Dice per il neofita, che è l'inizio, è il mezzo. Per il devoto realizzato è il fine. Per il devoto avanzato è il santo nome. Ma il santo nome è tutte e due, è uno e l'altro, è solo la coscienza diversa, cioè la coscienza delle persone si avvicina in modo diverso. All'inizio, appunto, avendo dimenticato la relazione con Krishna, allora dobbiamo avere un metodo, perché infatti il canto del santo nome, la recitazione dei nomi di Dio, che in questa era è il metodo principale di realizzazione spirituale, proprio sulla base della scienza, l'autorità della scienza vedica, ma non è il fine della vita, il canto del santo nome. Il canto del santo nome è il mezzo per arrivare al fine della vita, che è l'amore. Il santo nome è la pratica del mantra. La pratica del mantra serve per risvegliare l'amore divino, in quel senso lì è un mezzo. Ma poi cosa succede? Che Krishna è così grande e assoluto, il suo nome è assoluto, non è diverso da lui. Cosa succede? Che quando poi tu ti purifichi, effettivamente scopri che quel nome è Krishna stesso, che non è diverso da lui, scopri che effettivamente Dio è presente nel suo nome, è lì, è già nel nome. All'inizio viene vissuto come una pratica, poi invece scopri che già. E infatti dice, a differenza di altre pratiche spirituali, il canto dei nomi di Dio esiste anche nel mondo spirituale. Li cantano, fanno dei bellissimi kirtan, canti, danze, anche lì, perché non è presente il nome. Quindi anche il Bhakti Yoga è il mezzo e il fine. All'inizio è il mezzo, perché segue il tipo di pratica, poi scopre l'amore divino e l'attività ultima dell'essere vivente. E Krishna è anche il mezzo e il fine. Krishna è mezzo la conoscenza di Krishna, come appunto Rukmini ha ascoltato di Krishna, l'ascolto ascoltando di Krishna era il mezzo per collegarsi con lui. Poi quando l'amore è sbocciato, poi ha incontrato Krishna, poi è diventata un'esperienza completa. Certo, come spiegarlo agli altri? Spiegare agli altri che poi è anche il fine, quello... Non è così facile spiegare, perché, come dice Prabhupada, i nomi, per esempio, i nomi nel mondo materiale, il nome e la persona sono separati, non è la stessa cosa. Il nome, l'acqua, dire acqua non soddisfa la sete, devi bere l'acqua per soddisfare la sete. A livello materiale il nome e l'oggetto sono separati, ma a livello spirituale no.
A livello spirituale il nome e l'oggetto o la persona sono uguali. Allora, però noi non siamo abituati a queste cose, quindi alle persone è meglio dirgli intanto prendi il mezzo, c'è un mezzo che ti permette gradualmente di scoprire la natura divina, di scoprire, no, di ritrovare la tua condizione originale divina, scoprire una soddisfazione interiore che non conosci materialmente. E poi, ma col progresso spirituale, la persona capisce meglio poi, dopo, la natura assoluta, perché questo è il concetto, la natura assoluta delle pratiche spirituali. È assoluta. Noi all'inizio lo vediamo, provate tante, proviamo anche un'altra cosa, no? Ho provato tanti strumenti per cercare di migliorare la vita, proviamo anche quest'altro. All'inizio è uno strumento, è una tra le tante esperienze. Non si capisce la natura assoluta subito. Comincia quel verso, Attashi Krishna Namadi Nabhavet Graimendei Sevo Mukhe Jivados Vanyameva Spuratyada. Quello viene rivelato dopo, questo dice il verso, viene rivelato quando i sensi sono purificati attraverso la pratica, viene rivelato che Krishna e il suo nome non sono differenti, no? Che la natura assoluta di Dio, quindi il mezzo e anche il fine, viene rivelata con la purificazione. Certo, poi è chiaro, puoi spiegare agli altri, dipende sempre chi sono gli altri, anche come siamo noi, quanto siamo convinti noi di quello che stiamo dicendo e chi sono le altre persone. Se hanno un po' di fede, se non sono un po' aperti, ricettivi, possono capire, accettare almeno, proviamo ad andare un po' più in profondità. Se non ce l'hanno, anche se siamo noi esperti nella conoscenza spirituale, diciamo, non è che possiamo convincere. Si può portare il cavallo alla fonte ma non obbligarlo a bere, quindi non possiamo convincere chi non vuole, chi non è disponibile. Però l'importante è che noi capiamo, insomma, che effettivamente tutto ciò che riguarda Krishna, Prabhupada tante volte fa questo punto, tutto ciò che riguarda Krishna è perfetto, assoluto, completo, no? Non ci sono limitazioni. Noi poniamo limitazioni, i nostri condizionamenti, no? I nostri calcoli, le nostre abitudini materiali, a porre tutti i nostri dubbi, esitazioni sulla scienza spirituale, allora non permette di avere subito il massimo effetto, però insomma siamo in cammino, lavoriamoci sopra e pian piano scopriamo sempre di più la natura assoluta di Krishna e tutto ciò che lo circonda, no?